Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Briatore viene ricoverato e è stato contagiato. Naturalmente, diciamo che lui dice di essere stato ricoverato per una prostatite e che lì ha scoperto di avere questa malattia, ma molti dicono, beh, ci ha fatto un po' una figuraccia perché ha cercato di nascondere inventando la prostatite, che è andato lì per quello, ha cercato di nascondere il suo contagio. Naturalmente poi in Italia si sa tutto di tutti e risulta un po' il segreto di Pulcinella, aiutato anche, dicono, dalla Santanchè che dice: ma Briatore mi ha detto che è lì per una prostatite, tutto falso quello del Covid. In realtà poi la Santanchè si è corretta dicendo: beh, lui è andato lì per una prostatite, poi gli hanno fatto il tampone, ma quando io ho fatto queste dichiarazioni che lui era lì per una prostatite, ancora l'esito del tampone non era noto. E quindi c'è un po' di mistero intorno a questa cosa. Però il fatto è che, simpatico o non simpatico Briatore, alla fine è un uomo che è stato contagiato e non credo ci sia nient'altro da aggiungere. È un imprenditore che a me personalmente non è mai stato simpatico, magari ad altri è un idolo, a me ha dato sempre un po' fastidio come persona, così senza averla mai conosciuta, è una persona pubblica e uno può dire mi dà fastidio. Come io sono diventato una persona pubblica, ormai con quasi 80.000 iscritti, posso dar fastidio, nel senso c'è gente che dice io quando lo sento mi irrito, questi sono gli effetti collaterali della notorietà. Quindi che Briatore stia simpatico o no, non toglie che si sia ammalato e quindi non vedo cosa ci sia da attaccarlo. Invece ci sono persone come questa giornalista, Selvaggia Lucarelli, giornalista opinionista, lei scrive sul Fatto sul Fatto Quotidiano. Non è con cioè, diciamo che nonostante Briatore sia ammalato, lei continua ad attaccarlo su diversi aspetti. Quindi lei non ha molto in simpatia Briatore perché principalmente rappresenta l'uomo imprenditore di idee di destra, di centrodestra, quindi voi sapete che una certa area politica odia chi sta dall'altra parte e chi non la pensa. Beh, siamo stati abituati in questi anni a vedere che una parte del pensiero politico italiano, formato da giornalisti, opinionisti, persone più o meno note hanno questo odio e rancore verso chi non la pensa come loro e loro pensano di essere la verità, di essere i buoni e dall'altra parte ci sono i cattivi. Quindi questa Lucarelli che non ha avuto mai in simpatia Briatore, perché Briatore che cosa ha detto? Ha detto: beh, forse mi sono ammalato, sarà stato il vento, sapete che in Sardegna c'è vento, quindi è un'ironia, è ironia, è sarcasmo, è un po' cercare di esorcizzare la malattia che ha, non so, una battuta. E invece questo opinionista cerca di esaminare e vede tutto sotto un altro aspetto. E quindi comincia a dire: ah beh, colpa del vento, sardo. E dice una sua patetica intervista al Corriere di oggi, in cui l'intervistatrice sembra quasi credergli. Dice che lui è andato in ospedale per una prostatite e intanto che era qui ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che sia positivo, coi venti forti della Sardegna, diceva, e poi alla domanda sulla polmonite sorvola, non risponde praticamente a nulla. E poi dice la giornalista, insinuando il dubbio, dice in buona fede, per s'intende, che Briatore sapesse di aver contratto l'infezione, chiamando in causa persino il professor Zangrillo. Quindi, scrive in questo lungo post, ora potrà dire che lui non ha proprio pensato al Covid perché aveva un'altra patologia
e se la sfanga dall'accusa di aver sottovalutato i sintomi del Covid. Dice: non ci ha proprio mai pensato, porello. Mica avrebbe mai messo a rischio amici, clienti, dipendenti. Tra parentesi, ah, il barman del billionaire è in terapia intensiva. Per lui manco mezza parola. Gli auguri glieli facciamo noi, dice la Lucarelli. Fatto sta che il tampone, chi torna dalla Sardegna dopo aver frequentato locali, dovrebbe farlo subito e non intanto che ero qui, mi hanno fatto il tampone. Lui martedì non ha ancora neppure i risultati, bizzarro. Punto B dice: mica ha viaggiato tra Sardegna, Italia e Monte Carlo, facendo una capatina nei suoi locali a Monte Carlo, pensando che questi sintomi potesse essere Covid. È la prostata, dice. La famosa prostata che dà come sintomi il raffreddore di cui ha parlato nell'intervista a Porro e che gli ha diagnosticato Zangrillo al telefono. La speciale, inedita prostatite mocciosa, mocciolosa. Zangrillo, tra parentesi, conferma come accade con la famosa uveite di Berlusconi. Punto C. Può essere che abbia il Covid coi venti che ci sono in Sardegna. Questa è la migliore, dice. Non si è eventualmente contagiato per lo stile di vita avuto in Sardegna. Poi il focolaio, scoppiato al billionaire. No, dice la giornalista. E quindi, naturalmente, scrivere questo, come dicono gli stessi uomini e donne di sinistra, quando si scrivono queste cose, si alimenta una certa campagna. Un'ingegnosa campagna d'odio, perché è una campagna d'odio fatta light, no? Light, facendo delle domande, no? Delle domande sarcastiche. Beh, sì, diciamo che la Lucarelli affonda poi il colpo definitivo nelle righe finali, cioè è colpa del clima della Sardegna, maledetta isola ventosa, che oltre a spingere le vele da quelle parti, trasporta il virus come se fosse polline, dice. Chissà come mai non è ancora scoppiata un'epidemia tra i sardi che lavorano tutto il giorno esposti ai venti, ma magari sui campi o nei cantieri o al porto o altrove. A proposito, ha chiuso anche il suo Cipriani a Monte Carlo per alcuni dipendenti contagiati. Ammazza come tira forte il vento sardo. Dunque non si assume responsabilità di alcun tipo. Briatore scivola. Ora ieri si era detto anche che magari Briatore avrebbe imparato qualcosa da questa brutta vicenda. A quanto pare ha imparato qualcosa, sì, che laddove non ci si può giocare la carta dell'arroganza, ci si gioca quella della fuga. Magari aiutato dai venti, quelli lombardi però, un eroe, dice la Lucarelli. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.